Ciao a tutti, oggi prepareremo il risotto salsicce e mele. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono parmigiano, cipolla o scalogno, burro, olio, riso di tipo carnaroli, salsiccia sgranata, mele verde tagliate a dadini, vino bianco, acqua, dado vegetale Bimby, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Trasferiamo il parmigiano in una ciotola. Senza lavare il boccale, mettiamo la cipolla e la facciamo tritare per 5 secondi a velocità 5. Prendiamo sul fondo del boccale la cipolla tritata. Adesso versiamo l'olio. Il burro. La salsiccia sgranata. E facciamo insaporire per 3 minuti. Centoventi gradi, antiorario, velocità 1. Aggiungiamo il riso e le mele facciamo cuocere per 3 minuti, 180 gradi, antiorario, velocità soffice. Adesso dal foro del coperchio versiamo il vino e lo facciamo sfumare per 1 minuto. Gradi, antiorario, velocità soft senza il misurino. Adesso aggiungiamo l'acqua e il sale. Il dado vegetale fatto col Bimby. E il pepe. A questo punto con la spatola mescoliamo bene e a fondo per evitare che durante la cottura si attacchi il riso sul fondo del boccale e facciamo cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 12 minuti. Gradi, antiorario, velocità soft. Il risotto è pronto. Trasferiamolo in una risottiera e manteghiamolo con il parmigiano. Dopo averlo mantecato con il parmigiano, andiamo a impiattare. Risotto, salsicce e mele. Grazie e alla prossima ricetta.